comitato di Cassino che sostiene Matteo Renzi, Arduino, Alfonso, Gabriele, abbiamo deciso di fare comunque questo incontro per, diciamo, serrare le file in vista di questi ultimi giorni, che non sono due, sono nove, perché come si evince dagli ultimi sondaggi ci sarà sicuramente ballottaggio tra Bersani e Renzi, e quindi era un modo per, diciamo, incontrarsi, per stare tutti quanti assieme e per dare la possibilità a tutti quanti di dire la propria opinione, il proprio pensiero su queste elezioni primarie. Do la parola a Ingegner Santoro, uno dei dirigenti del Partito Democratico che sostiene anche lui Matteo Renzi. Io vi dico semplicemente, sono partito in punta di piedi perché, anche se non sono giovane, come orgogliosamente sto vedendo loro giovani che si impegnano in una situazione del genere, che a me fa molto piacere, anche se non sono giovane, proprio sostengo Renzi, proprio perché penso che a un certo punto tutti i partiti, come tutte le cose in questa società, devono trovare una linfa nuova, devono trovare una linfa di cambiamento e devono trovare le ragioni per poter eventualmente far riportare la gente a considerare la politica un fatto positivo, perché la politica non è una cosa cattiva o una cosa malsana. Perché se degli uomini che rappresentano le istituzioni politiche sbagliano, non significa che la politica all'improvviso diventa lei la causa di tutto il contendere, perché la politica non fa altro che risolvere i nostri problemi, quindi d'altronde viene dal greco polis, che in pratica significa che la politica è diversa verso i problemi della società, quindi della istituzione. Renzi sta dimostrando con grande coraggio di voler rompere il vincolo dell'istituzione, dell'apparato, poiché l'apparato aveva ingessato il partito, anzi diciamo che lo aveva limitato fortemente. Basta semplicemente pensare alla provincia di Frosinone, che il partito è stato quasi ridotto ai minimi termini. Pensate che a Cassino il partito è passato da 6.000 voti a 1.000 voti, e questo significa, secondo me, moltissimo. Per cui secondo me Renzi, con diversamente da Bersani, dice molto, si mette anche a rischio di critiche, perché quando tu dici, porti degli argomenti, prendi delle posizioni, è chiaro che non troverai tutti d'accordo, però almeno dimostri alla cittadinanza, dimostri al popolo che hai delle idee, che colui che ti vuole seguire non ti segue alla cieca. E coloro che dicono che Renzi viene seguito alla cieca, o è una novità di cui non si sa quello che farà, o è un immaturo, basta semplicemente pensare che Blair, quando diventò primo ministro in Inghilterra, vi era una struttura antiquata, vi era una struttura molto solida, come quella della Merkel, la Thatcher, e che a un certo punto rappresentava la solidità, rappresentava la struttura. Eppure Blair non, invece era la provocazione assoluta, e poi ha dimostrato di essere un altissimo primo ministro, tanto da riscuotere un grandissimo successo non solo a livello europeo ma a livello mondiale. La stessa cosa Obama. Pure lui è arrivato di fronte agli apparati, alle grandi strutture, ai grandi poteri economici, un avvocato che non sembrava nemmeno dare grandi sicurezze. Oggi la figura di Obama ha una struttura potentissima nel mondo, quindi per me dare fiducia a una persona che ha il coraggio di confrontarsi, di misurarsi, dovrebbe dare una svolta a tutti i cittadini, proprio per riportare la voglia di voler riconsiderare la politica, non in senso negativo ma in senso positivo.
Questo è quello che io, e sono molto lieto anche di salutare i vari circoli che si sono creati a Cassino, e questo significa che anche fuori da quello che è il circuito esclusivamente del partito si sono creati simpatie e movimenti che vogliono, hanno questa voglia di voler cambiare e di voler rifare politica nel vero senso. Grazie. Ringraziamo l'ingegner Santoro, Arduino se vuoi dire. Io aggiungo poche cose, perché poi sostanzialmente diciamo che la parola che racchiude in sintesi le motivazioni per cui ci hanno addotto a noi ad attivarci e a ripartire è un po' proprio questa, è ripartire, perché come ben sapete, almeno parlo sotto l'aspetto personale, ma anche Armando, anche molte persone che sono qui dentro, sono state un po' ferme in questi anni, in questi ultimi anni, e proprio da questo termine, da questo aggettivo, la ripartenza, da questo, insomma, noi vogliamo ripartire, e ripartire con chi? Con chi è il nuovo? Per noi Matteo Renzi ci dà questa opportunità di dire la nostra, ci dà questo spazio, ma perché crediamo in lui chiaramente, ci dà questo spazio perché vediamo che lui è stato saputo cogliere in un momento particolare dell'Italia, in un momento di così forte recessione, ha saputo cogliere quelle che sono le motivazioni chiare, vere, importanti, reali, concrete da portare al popolo, da portare alla gente, perché se noi andiamo a fare un'analisi, già come andando a leggere i vari quotidiani, come oggi c'era l'articolo del Messaggero, noi parliamo qui di probabile ballottaggio tra Matteo Renzi e Pierluigi Bersani, ma un ballottaggio un po' anomalo, nel senso che laddove c'è tutta la corporazione, la parte strutturata del partito che sostiene Matteo Renzi, la gente normale, Pierluigi Bersani, la gente normale, la gente anche un po' come noi, dicevo, un po' allontanati dalla politica, che tornano a camminare, vogliono ripartire, vogliono cambiare con lui perché chiaramente hanno le idee chiare come le ha lui, sanno che la necessità vera è questa qui, perché parliamoci chiaramente, fino ad oggi noi vediamo le cose che non sono andate bene e solitamente quando si dice voglio prendere, come si dice, prendo la strada vecchia, lasci la strada vecchia per la nuova, sai quello che lasci, ma non sai quello che trovi, ma peggio di quello che noi stiamo lasciando, proviamoci, investiamo sul nuovo. Cioè, per Luigi Bersani, per carità, avrà anche delle doti, perché concretamente dobbiamo ammetterlo questo, non dobbiamo essere dei distruttivi, però sappiamo che dietro di lui non c'è soltanto lui, ci sono altri personaggi, c'è una corporazione di partito, e io, come ho scritto nell'articoletto che è uscito oggi, ci sono i vecchi dinosauri della politica che hanno, e a differenza di Matteo, il quale è libero da stereotipi, da vincoli di partito, perché il suo programma abbraccia in soli 12 punti quelle che sono le esigenze di tutti i cittadini, dai problemi degli omosessuali alle necessità sulla finanza pubblica, molto importante per quanto mi riguarda, perché io, essendo un funzionario pubblico, vedo con maggiore interesse l'aspetto, il punto che lui ha trattato spiccatamente, è stato l'unico a trattarlo rispetto, anzi lui e la, come si chiama, la Puppato, a trattare l'argomento della pubblica amministrazione entrando dentro. Da là che cosa significa? Qui ci sono molti amministratori ed ex amministratori, che cosa significa? Che Matteo Renzi, seppur giovane, capisce che la pubblica amministrazione è uno strumento importante per far ripartire l'Italia. Molti lo considerano come il carrozzone dove tagliare per risparmiare. Se noi tagliamo e risparmiamo, è come la macchina, tu levi la benzina, invece di arrivare a Roma ti fermi a Frosinone, però ti fermi. Invece tu devi trovare una macchina dove metti meno benzina e arrivi lo stesso a Roma, dove la rendi più efficiente e più efficace. E Matteo Renzi questo lo vuole. Lo vuol fare, lo sa fare, perché l'ha dimostrato già con le sue esperienze come presidente della
provincia di Firenze e come sindaco della città stessa. Quindi lì noi possiamo capire, quando si parla di personaggio inesperto, dove il quale il ragazzo ha trattato quelle che sono argomentazioni che gli altri hanno tralasciato. Perché il principio cardine, che è il principio della trasparenza, che lui vuole introdurre e che ha introdotto già nella città di Firenze, ci fa capire, io sono un funzionario pubblico e questo lo posso dire con concretezza, quando c'è trasparenza, c'è chiarezza, tu puoi trovare tutti i dati, tutti gli atti, qualsiasi cosa, entrando con un tasto, diventa tutto più semplice per il cittadino, perché un atto pubblico, lo dice la parola stessa, è pubblico, quindi è di tutti, non è mio, non è di tutti quanti. Quindi da lì significa che anche lo stesso dipendente pubblico ha la facilità di poter poi lavorare. Questo che cosa sta a significare? Se l'andiamo a leggere sotto un altro aspetto, può significare pure un taglio di personale, perché l'ha dimostrato anche lui riducendo le piante organiche del suo comune, del comune di Firenze, perché è chiaro, è come in un'azienda, se tu automatizzi, quindi introduci sistemi automatizzati, informatizzati, è ovvio che c'è bisogno di meno personale. Se tu invece rendi il carrozzone appesantito, dove si praticano ancora tutte quante gli atti a mano, è chiaro che il personale ci vuole, se là ce ne basta mezzo ce ne vogliono tre, e questa è una formula che lui vuole introdurre. Non sta a significare un taglio netto, ma significa migliorare, investire sul personale che c'è e dirottare su nuove iniziative che devono portare a profitto, iniziative che lui ha toccato sotto l'aspetto della cultura, del turismo, dell'italianità del mondo. Anche altri hanno trattato questo del Made in Italy, ma l'hanno trattato quale tema unico e fondamentale della loro campagna elettorale. E il Made in Italy è una cosa che andava al post guerra, quello ci deve stare e rimarrà sempre, ma deve essere una percentuale, non può essere tutta la nostra campagna elettorale sul Made in Italy. Il Made in Italy servirà ad equipararci alle altre forze europee, come vedi l'Olanda, in Olanda per chiedere un passaporto ci vuole un'ora, in Italia ci vuole un mese, e il Made in Italy in questo caso non lo vogliamo. Quindi il Made in Italy fin qui è dove è necessario e dove funziona, quindi con la valorizzazione dei nostri beni, delle nostre bellezze, della nostra cultura. Poi quello che dicevo, quindi per noi è questo, e noi è voler cambiare, volerlo fare con lui. Per noi diciamo che probabilmente dire che l'ultimo treno potrebbe sembrare sbagliato, dare tutta questa responsabilità a questo candidato, ma è il momento storico che ci porta a dire che forse è l'ultimo treno, che sta, il treno che sta passando, ma non perché Matteo Renzi sia migliore di Domenico, di Armando, di Vincenzo o di chi c'è qui, ma perché c'è lui lì in questo momento e dobbiamo dare fiducia a lui, dobbiamo scrollarci anche da forme di invidia, perché c'è un giovane che sta lì dove ci potrebbero essere tanti di noi, diciamo tante persone, però lui ha una capacità, quella di farsi capire, perché il suo principio cardine è la trasparenza, è quello che vogliamo tutti. Ci siamo stancati di non poter capire quelli che sono i meccanismi della vita politica, della pubblica amministrazione e di quant'altro. Quindi noi crediamo fortemente in lui, vogliamo un cambiamento provandoci con lui, sperando che il 2 dicembre, io veramente sono molto molto positivista e preferirei il primo turno. Però vabbè, ci accontenteremo del 2 dicembre, quindi corriamo insieme e costruiamo insieme un qualche cosa che possa essere duraturo per il dopo, perché chiaramente fare una corsa in questa maniera è ovvio che tanta gente, perché poi noi veniamo da una realtà di partito e la realtà di partito fa sì che ci sono le strutturazioni di partito, nel senso che oggi le logiche sono tutte saltate, perciò lui si è potuto inserire in questa maniera netta. Però poi dopo dobbiamo ritornare a creare le radici, questo serve il momento per cambiare le radici, per rimettere le radici, per rimettere le fondamenta, è come dire abbatti e ricostruisci una casa, e noi dobbiamo fare quello, abbattere e ricostruire salvando quelle che sono l'arco in pietra che ci piace tanto, bello, lo dobbiamo ripulire e lasciare lì, in evidenza, bello che ci sostiene, l'arco fatto bene, cioè Roma è l'esempio emblematico, quindi non gettare tutto di quello che c'era, ma mettere le fondamenta per ripartire e per guardare avanti a un futuro sicuramente migliore, meno grigio dell'attuale, perché il colore di oggi da identificare è il grigio è un colore non nitido, ma oggi lo stanno facendo diventare troppo, veramente scusate il gioco di parole, nitido, è un colore, non è diventato un colore chiaro il grigio. Il grigio, se il grigio è il colore di mezzo, portiamolo al bianco, non facciamo diventare nero, quindi per portarlo al bianco, per portarlo alla purezza, alla trasparenza, portiamo Matteo Renzi il 25
Diciamo al ballottaggio? Portiamo Matteo Renzi ballottaggio. A vincere le primarie. Vabbè. Grazie Albino, do la parola a Domenico Petrolo. Intervieni prima tu, poi se mai qualcuno interviene, il Dipartimento Cultura del Partito Democratico. No, io prima di tutto vi ringrazio di questo invito e soprattutto faccio i complimenti ai nostri dirigenti che con coraggio si schierano con Matteo Renzi, perché non è una cosa, io che sto girando l'Italia e io stesso sono uno dei pochi, al Nazareno siamo in tre, al quartier generale del Partito Democratico a sostenere Matteo Renzi, quindi capisco che chi da dirigente lo fa un atto di coraggio anche spesso in ambienti in cui sono pochi, quindi questa è una bellissima cosa e complimento a tutti voi che siete qua stasera, che ci credete, che ci crediamo a portare avanti questo cambiamento. In realtà il cambiamento è già iniziato, perché oggi se c'è un dibattito anche nel centrodestra se fare o meno le primarie, poi le fanno con 11-30 giocatori, non si capisce se è una squadra di calcio o una competizione per le primarie, le fanno perché c'è stato qualcuno che a un certo punto si è alzato e ha detto così non va, io voglio che la parola torna al popolo del centro-sinistra. Quindi Matteo Renzi ha già cambiato lo scenario politico di questo paese in un certo senso, anche lo stesso ritiro di Massimo D'Alema e di Walter Veltroni forse vuol dire che questo tema della rottamazione non era poi così campata in aria se questi due grandi leader hanno sentito la necessità di ritirarsi pur di aiutare Bersani in questo suo, in questa sua corsa elettorale. Quindi siamo nella fase e siamo tutti noi, tutti voi insieme a Matteo Renzi protagonisti di questo cambiamento che è alle porte, che è alle portate di mano. Noi abbiamo dei sondaggi ancora più ottimisti rispetto a quelli che vengono diffusi nei TG o nelle televisioni, perché noi chi lo fa per noi ci dice che siamo veramente a 2-3 punti di distacco, quindi che prospetta un ballottaggio sicuro e poi non fatevi convincere da chi dice al ballottaggio poi la platea è la stessa, perché al ballottaggio dipende come ci si arriva, riapre un'altra partita, riapre, perché è vero chi diceva, noi abbiamo un Pierluigi anche già lo stesso ballottaggio, uno non vorrebbe essere cattivo, ma lo stesso ballottaggio è una sconfitta per il segretario di questo partito, certo. Perché se io ho girato la Calabria, la Campania e ovunque vedo che tutti i consiglieri regionali, i sindaci, i presidenti di provincia stanno tutti col segretario, quindi se già così stiamo a 2-3 punti vuol dire che noi, dentro di noi c'è una forza enorme, il popolo, gli elettori di centro-sinistra ci riconoscono di un progetto solo, di rinnovamento e non solo di centro-sinistra, esattamente. Anche quanti non vogliono più andare a votare? Quanti non vogliono andare? Rappresenta, esattamente. Matteo Renzi rappresenta una risposta importante in un momento storico, qual è questo? Anche in risposta all'antipolitica. Non è un caso che Grillo continui ad attaccarlo, perché capisce che quello che ha fatto a Firenze, cioè nel senso la riduzione dei assessori, lui. I suoi assessori sono molto inferiori rispetto al numero previsto, sono 8 assessori, tra cui sono 4 uomini e 4 donne, quindi c'è già la parità di genere, esattamente. Quindi, cioè lui 5 donne e 4 uomini. 5 donne, compreso lui, dici tu. 5 no, donne e 4 uomini. Lui no, ancora, compreso, no. 5 certo, donne e 4 uomini. Esattamente, quindi ancora di più. Quindi c'è una. Cioè tutto quello che ha da sé, dalla parte sua, la forza di aver fatto quelle cose che oggi dice che devono essere fatte, di averle già fatte, di non essere sceso a compromessi, di essersi già. Cioè lui è sindaco non perché un caminetto ristretto di potentati locali hanno deciso di indicarlo, ma perché si è confrontato col consenso popolare. E tuttora oggi quello di cui noi abbiamo bisogno in questo momento non è tanto gli assistenti che diventano deputati o i portaborsi che diventano responsabili di qualcosa, noi abbiamo bisogno di persone che ci mettono la faccia, di persone che si sfidano e si scendono in campo, di persone come Matteo Renzi che ancora oggi non dice io voglio essere candidato premier col consenso del caminetto, della Bindi, di D'Alema, di Veltroni, dice ok io ho questa proposta, ma questa proposta la faccio vagliare agli elettori del centro-sinistra. E questo coraggio in questo momento il popolo italiano, gli elettori del centro-sinistra ce lo riconoscono, perché altrimenti non avremmo avuto tutto questo consenso. Io ho seguito delle tappe di Matteo Renzi, ma mi dicono che anche a Cassino, lui è venuto a Cassino Matteo, a Frosinone, ecco, poi in provincia ha detto che c'era il teatro strapieno, così è successo in tutte le parti d'Italia e vi assicuro che anche in parti dove noi come anche Frosinone probabilmente non abbiamo dirigenti politici, non c'era qualcuno che cammellava le persone, cioè io ho visto, sono stato a Napoli dove c'erano 2000 persone la sera in cui giocava il Napoli e noi non abbiamo un dirigente politico a Napoli, quindi vuol dire che c'è un consenso forte e diffuso nel paese che cerca uno sbocco e Matteo Renzi può esserlo, questo per quanto poi anche perché
la gente è stanca di questo chiacchiericcio. Mi raccontava prima Armando la storia di Cassino per quanto riguarda le ultime amministrative. Qui il Partito Democratico ha cercato l'alleanza con l'UDC, di fare quell'alleanza a tavolino per cui uno somma le percentuali e pensa che sommando le percentuali si vince, invece poi è andata come è andata. Quindi noi dobbiamo in questo momento dare una risposta forte. Matteo lo può esserlo, perché immaginate avere anche un candidato premier di 40 anni, di 37 anni, già simbolicamente in un paese che è bloccato significherebbe aprire delle prospettive in tutti i campi che riguardano l'economia, riguardano la finanza. Noi abbiamo delle classi dirigenti più longeve, ma non tanto per età, perché non è questione di anzianità. Ma la riforma sulle pensioni fatta da un sessantenne è una cosa, fatta da un 37enne è un'altra, rappresenta tutti noi. Esatto. Noi abbiamo persone che occupano le stesse poltrone da 30 anni, da 20 anni, in più con dei costi altissimi. Ma con delle procedure di partito di una volta e non dall'esperienza di Renzi, che è uno che è nato sotto le primarie, che ha vinto le primarie da sindaco, quindi nella sua cultura quella di chiedere al popolo di piaccio. Assolutamente, e questo può essere lo schema. E quindi noi questa rottura è importante, ma su tanti aspetti. Se noi pensiamo alla pubblica amministrazione, come diceva lui, oggi la pubblica amministrazione è strutturata in modo che si dà a ogni componente di questa pubblica amministrazione un luogo di potere. Se tu vai in un ufficio da Roma in giù, da Roma in su già meno, ma da Roma in giù quando vai a chiedergli una cosa ti fanno una cortesia, cioè ti fanno sembrare quello che è un tuo diritto una loro concessione. Allora noi abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione che non fa la guerra a chi vuole intraprendere, a chi vuole fare, a chi vuole costruire. E si mette al servizio la pubblica amministrazione, questo è l'obiettivo. E serve una riforma della pubblica amministrazione, come serve una riforma anche per quanto come una lotta vera alla corruzione, all'evasione fiscale. Io penso che abbia ragione quando dica tutto il dibattito sulla patrimoniale. Ma signore, la patrimoniale in Italia la pagherebbero 500 persone. Poi sarebbe un'ulteriore tassa. Io sono uno dei tanti che ha provato ad aprire una partita IVA perché mi occupo anche di cultura e quindi avevo un'associazione di cultura. Dopo un anno l'ho chiusa senza fatturare un centesimo, perché fatturare con la partita IVA significava che più del 60% andava in tasse. Allora il tema non è aumentare le tasse, il tema è farlo pagare a chi non le paga, ridistribuirle, e soprattutto lo Stato deve fornire dei servizi, perché ad oggi c'è un pagare le tasse senza la corrispondenza di servizi, che siano la legalità, che siano la sicurezza, che sia una pubblica amministrazione che sia a servizio dei cittadini. Quindi questo è un momento importante, un momento in cui tra l'altro il Sud Italia, e già qua comincia a essere un po' Sud, diciamo, in un certo senso, il Sud Italia ha più bisogno di Renzi più del Nord, perché se guardate i dati Svimez, magari riguarderà più, ancora più giù, però se i dati Svimez dicono che tra il 2000 e il 2010 abbiamo perso 1,5 milioni di giovani che sono emigrati e non ritorneranno mai più. Cioè la desertificazione industriale, voi avete qua il problema della Fiat, cioè non il problema, oggi l'opportunità, ma domani potrebbe diventare un problema della Fiat. Cioè la desertificazione industriale nel sud è sempre più una prospettiva. Allora, e al sud, io faccio difficoltà a dirlo, però il centro-sinistra ha governato per gli ultimi 10-15 anni, se pensiamo alla Puglia, alla Calabria di Loiero, alla Campania di Bassolino o anche a un pezzo di Lazio, diciamo, va con Marrazzo. Quindi fondamentalmente il sud ha necessità di una rottura, di un cambio dirigenziale forte, perché questa classe dirigente ha dimostrato, non per opinione mia o vostra, dati alla mano, che in questi 30 anni non è successo nulla, siamo tornati agli anni 60, agli anni 70. Quindi per questo c'è un'urgenza di votare Matteo Renzi, un'urgenza anche di dare, e non è antipolitica. Io non amo la parola antipolitica, perché penso che quando qualcuno si dica che l'antipolitica spesso sia richiesta di buona politica. Allora votare Matteo Renzi significa dare anche una risposta a una classe dirigente che pensa, seduta in Parlamento, di spostare come se fossero dei burattini le persone, gli elettori, e che gli elettori siano sempre a disposizione. Cioè non c'è lo vediamo sulla legge elettorale, sono 4 anni, adesso a un certo punto diranno che è troppo tardi e non approveranno una legge elettorale capace di dare la parola ai cittadini. Quindi bisogna dare un segnale forte al paese, perché ha bisogno di capire che c'è una nuova classe dirigente che è disponibile a farsi carico di portare il paese fuori dalle secche, e dare anche una risposta forte anche a questa classe dirigente, fargli capire che non tutto è concesso. Noi, per quanto riguarda il Lazio, Matteo Renzi è stato l'unico a venire qua nel Lazio a dire
a chiedere ai consiglieri regionali del Partito Democratico, che erano seduti al tavolo dove si ridistribuivano i soldi per i gruppi parlamentari, a quel tavolo in cui i soldi sono stati portati da 1 milione a 14 milioni, credo nell'arco di un anno e qualcosa, Matteo Renzi è stato l'unico a rischio di perdere i voti a venire qua in Lazio con gente, questo ve lo posso garantire io, con consiglieri regionali che volevano venire da noi, è stato l'unico che da un palco, quindi pubblicamente, non una combricola, ha detto che lui chiedeva ai consiglieri regionali del PD di non ricandidarsi, cioè, quindi ha dato un segnale chiaro anche a rischio di perdere voti. Oggi buona parte di quei consiglieri regionali, gente che sposta anche pacchetti di 20.000 voti, sta con Bersani e sostiene Bersani. Quindi noi stiamo facendo una campagna elettorale inattaccabile su questo, nessuno può dirci nulla, perché noi stiamo rinunciando a un pezzo di consenso che per noi, secondo noi, non è quello che vogliamo, non ci permetterebbe di ripartire. Noi non possiamo, non accettiamo già oggi dei compromessi, diciamo no, anche a rischio di non stravincere o di avere difficoltà a vincere. E questo è quello che serve adesso, serve una nettezza, una prontezza e serve tanta energia, perché quello che stiamo facendo, io sono contento che uno può sembrare che non è una sala strapiena, ma non è tanto quello, c'è una maggioranza silenziosa nel paese di cui noi interpretiamo, che voi interpretate con la vostra volontà, con la vostra, mettendoci anche voi la faccia, che ha bisogno di essere sollecitata, guidata e presa per mano. Noi le masse le abbiamo già viste, le masse organizzate, strutturate, però se a quelle masse poi non corrisponde un cambiamento, non è quello. Noi dobbiamo interpretare il sentire comune e dobbiamo farcene carico. Quindi io sono veramente contento, perché vuol dire che c'è qualcosa che si sta muovendo e che non finisce nel 25 e nel 2 dicembre comunque, perché noi abbiamo iniziato a cambiare questo paese, abbiamo iniziato a cambiare la politica costringendo gli altri anche a rinnovarsi e continueremo a farlo anche dopo, comunque vada. Però penso che andrà bene. Io non a caso voglio sottolineare questo tuo passaggio, non a caso io lo uscivo proprio sui giornali giorni fa, in cui ho detto che tutti i consiglieri regionali di qualsiasi partito devono essere azzerati. Assolutamente. E pensa che io sto in una provincia di Frosinone in cui c'è Scalia del PD che si vuole ricandidare, e quindi chiaramente rischio anche la impopolarità, però penso che sia giusto. Se tu sei stato in mezzo con le mani, sei stato preso con le mani nel sacco, senza dire nulla, assolutamente. Io ringrazio Domenico per il suo contributo e non so se qualcuno vuole prendere la parola. Lei è una iscritta dell'IDV, quindi ancora di più. Per le signore, le persone di un'età, insomma, dopo i 40, non avrebbero appoggiato Renzi. No, proprio perché pensiamo che un giovane possa fare più degli anziani che ci sono stati, che hanno dimostrato di non saper fare. Assolutamente. Quindi noi poi abbiamo molta simpatia per Renzi. Va bene, signora. Infatti dovete avere fiducia nei vostri figli e nei vostri nipoti. Quindi, è preciso. Va benissimo, infatti così deve essere. Allora, è così difficile fare una legge che si garantisca uno stipendio operaio con l'auto avvenuto e gli utili se vanno a discutere con le imprese? Sierita, sindacato, tribunale, avvocato e tutto il resto. Io penso che c'è bisogno di far rispettare quelle che esistono. Il problema è che in questo paese ce ne sono già di tante leggi. Il problema è che non si fanno rispettare quelle che già esistono. Io penso che in merito al tuo stipendio, io credo che se si applicasse... No, ma ce ne sono anche tanti peggiori e di più. Però se si applicassero le norme come già esistono, tu non dovresti avere quel problema. Quindi il problema non è tanto creare una legge, perché magari possiamo pure creare una legge ad hoc. Le norme si applicano, sono certo. Le scappatoie che sono forti. E anche allora interviene anche su quello. Cioè il cavillo che trovano per non fare il loro dovere. Quello. Sono i cavilli. Domenico Petrolo della Commissione Cultura del PD a Cassino per sostenere la candidatura di Renzi. Perché i cassinati, come del resto tutti gli italiani, dovrebbero votare il sindaco di Firenze? Ma perché questa è un'opportunità per scardinare un sistema ingessato in cui sono sempre gli stessi da 30 anni che governano questo paese,
e che lo governano anche abbastanza male, visto i risultati a cui siamo arrivati, visto che siamo in mano a un governo tecnico, e quindi Renzi rappresenta un momento di rottura importante che può dare speranza non solo ai giovani ma a un paese intero. Può significare il rinnovamento, significava dare anche una risposta all'antipolitica, perché Matteo Renzi, noi insieme a Matteo Renzi proponiamo anche una riforma della politica che significa costi degli stipendi, abolizione dei vitalizi a tutti i livelli e investimento nelle imprese, nelle giovani risorse, nella ricerca, in tutto quello che può dare fiato a questo paese. Molti italiani temono, una parte degli italiani ovviamente, temono che il PD possa riproporre un Monti bis. Renzi da questo punto di vista come è schierato? Guardi, è uscito proprio ieri un sondaggio del professor Dalimonte che diceva che con Renzi, che guidi la coalizione, il PD, la coalizione di centro-sinistra, arriverebbe al 44,5, quindi potrebbe formare serenamente un governo. Quindi anzi, Renzi è l'antidoto alla possibilità di un Monti bis, perché senza Renzi credo che è molto probabile che si possa formare. Invece con Renzi e con un risultato elettorale forte potremmo anche avere un governo politico e la legittimità tornerebbe quindi in mano agli elettori anche. In coda al governo ci sono comunque, in coda allo Stato centrale più che altro, ci sono tante piccole realtà fatte di enti locali, di regioni, di province, che comunque attendono delle risposte. La posizione dei renziani da questo punto di vista? Ma le comunità, Renzi è un sindaco prima di ogni cosa, quindi essendo un sindaco lui conosce benissimo quali sono le realtà e qual è quanto è importante il lavoro di prossimità che vengono fatte da questa amministrazione. Quindi cioè, verso queste reti locali ci sarà moltissima attenzione, sia nel ribadire una necessità di tagli, di sforbiciare quelli che sono i costi eccessivi della politica, sia quello di sostenerli anche, da cui anche il patto di stabilità, che è uno strumento che non fa altro che limitare la possibilità ai comuni di barcamenarsi in queste già grandi difficoltà economiche. Il candidato Renzi ha fatto un po' il mea culpa sulla polemica innescata per quanto riguarda le regole di queste primarie. Il motivo, forse teme un ritorno in negativo da parte degli elettori del PD? Guardi, mea culpa, più che altro lui a un certo punto ha dovuto precisare che ha cercato di dare un segnale forte affinché la gente andasse a votare. È vero che, è inutile nasconderselo, le regole sono cambiate nell'arco di questi 2 mesi, ma anche grazie a una battaglia fortissima che noi abbiamo fatto, dal ricorso al TA, al ricorso alla privacy, garante della privacy, che ha abolito la pubblicazione online dell'albo dei votanti, a tante altre cose, perché eravamo partiti con un sistema così ferraginoso, il quale l'unico obiettivo sembrava quello di impedire agli elettori di centro-sinistra di votare. E in un momento del genere, in cui il paese, cioè la politica ha una credibilità così bassa, tenere lontano dagli elettori di centrosinistra adesso, pensando poi di recuperarli a marzo, è un'idea di presunzione della politica che non ci può stare. L'universo PD è formato anche da tante persone anziane e da tanti giovanissimi, cosa si sente di dire? Mi sento di dire che questa che parliamo di rottamazione, allora che la rottamazione non è anagrafica, la rottamazione è chiedere alle persone che stanno da 30 anni in questo ambiente, 30 anni in politica, di farsi da parte, di lasciare spazio ad altri che in questi anni si sono dato da fare, hanno costruito, per mettersi e farsi carico di questa nuova sfida. Quindi io dico ai giovani, dico non state in coda, battetevi con coraggio e prendetevi quello che vi spetta. Agli anziani, come dice lei, abbiate fiducia dei vostri figli. Una battuta per chiudere, Bersani ha detto che in caso ci fosse un ballottaggio tra Renzi e Vendola voterebbe Renzi. Renzi voterebbe Bersani in caso di ballottaggio tra Bersani e Vendola? Ma credo proprio di sì, facciamo parte dello stesso partito, quindi noi un minuto dopo la fine delle primarie, chiunque sia il vincitore, io penso che sia Renzi o Bersani, saremo tutti insieme, con un unico, faremo fronte comune per portare il centro-sinistra al governo del paese.